Signori, bentornati in un nuovo episodio di Resident Evil 3 Reminchia. Nell'ultima puntata siamo arrivati con Jill, facendo un po' di backtracking e prendendo tutto ciò che avevamo lasciato nell'episodio con Carlo, se no tutti gli armadietti in cui il grimaldello di Jill avrebbe aiutato. E adesso ci ritroviamo in una safe room dove penso che da qui a poco, dato che siamo passati dal passaggio sotterraneo dell'ospedale, dovremmo accedere al laboratorio. C'è una porta chiusa, ma penso sia una shortcut. E qua possiamo accedere. Già qui ci sono tipo dei container dell'Umbrella. Guarda qui che super stanza. E quindi vediamo adesso qui cosa si nasconde. Oh, cos'è? Oh. Guarda. No, Maria Nicolai. Figlio di puttana. Guardalo lì. C'è Nicolai. Vabbè, ma già si vedeva che era un bastardo quello lì dall'inizio. Dall'inizio si vedeva che era un pezzo di merda. E qui non penso possiamo accedere. Minchia, non lo so se possiamo accedere. Aspetta, diamo una controllatina qui. Magari dimentichiamo qualcosa qui. Qua si può risalire. No. Quindi non si torna più indietro. Possiamo però abbassare questo montacarichi. Vediamo se magari c'è qualcosa. No, non possiamo abbassare il montacarichi. Dobbiamo per forza salire di qui allora, per il momento. È esploso il fusibile. Avevamo letto la nota. Ammiro la tua tenacia. Ma temo che i nostri giochi finiscano qui. Credi che sia finita? Due. Mancano due fusibili. Già, però, ma quanto sei stronzo. Mamma mia, quanto mi sta sui coglioni. Dai, dai, veloce, tira la leva. Oddio, guarda questo zombie quanto è strano. Guarda che ti dico, possiamo evitarlo tranquillamente questo. Qua la zona è molto larga, se non si alzano quello non è un problema. Minchia, lui deve esplodere, raga. Non ha un buon finale sto gioco se non mi uccidono Nicolai, ti giuro. Pianta verde e cartuccia per il fucile. E ancora quest'aria è tutta rossa. Ok, abbiamo trovato il fusibile. Il primo ce l'abbiamo. Di qua possiamo scendere. Dobbiamo stare molto attenti in questa zona. Abbiamo il lanciagranate. In base alla situazione cerchiamo di usare l'arma giusta. Oddio! Cosa cazzo ho fatto? Maria, che rumore che ha fatto quello zombie, inquietantissimo. Lo sentite? Non so se si sente. Colpi per la pistola, mamma mia che riflessi, raga. E ne abbiamo parecchi colpi per la pistola comunque, 33, 34 di scorta. Minchia, ci sono pure i cani, c'è di tutto il nostro laboratorio. Cioè, tutto qui è nato il bordello. Poi eventualmente... Cos'è? Di nuovo mi aspetto i cani della vita. Vediamo se possiamo fermarlo tranquillamente con la pistola. È caduto. Perché qua c'è tanta roba. È meglio levarsi dai coglioni, secondo me. Poi vabbè, i colpi ce li abbiamo. No, aspetta. No, non è un vicolo cieco. Posso passare in mezzo a questi scaffali. C'è una pianta pure rossa qui, che l'ho vista. E noi abbiamo già la verde. Quindi combiniamo e abbiamo una medicina. Sarebbe buono usare tre colpi pompa anche per levarci uno slot. Tra l'altro stiamo prendendo un mare di queste statuine. Penso che finora, non so se le ho prese tutte. Comunque quelle che ho viste le ho prese. Qua possiamo abbassare il montacarichi. Di qui possiamo però salire. Allora, se saliamo ci colleghiamo lì. Possiamo prendere della roba. Quindi aspetta. No, 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 no. Qua dobbiamo andare di pompa. Fuori uno. Minchia, ma questo è diverso. Quanto sei bello. Ma che cazzo. Ma è mortale. Note di un impiegato. In tutto questo c'è lo zombie dietro che si alza. Inviati a numero a N2, maschio 45, femmina 32, smaltiti, maschio 60. Ok, vabbè, qua sei esemplari, sembra di fe. La quantità degli esami, smaltiti preventivamente, sembra... Vabbè, qua possiamo... Sono tutti esperimenti che facevano, prendevano gli esemplari, ma se guarda questo qui, lo vedi che è tutto tipo mezzo mutato, comunque è strano rispetto agli altri. Lo si può capire subito. Il problema è... Allora, lì ci apriamo il passaggio con la... No, ci serve... Madonna, no, deve morire questo qui, raga. Non può stare qui. Non può stare qui. Dai!
Ma che due coglioni! E muori! Porca puttana, è super resistente sta roba. Sì, che due coglioni però. Potevo evitarmelo di usare sta medicina. Fammi vedere qua, questo combiniamolo qui. Abbiamo il fusibile. Non abbiamo il B, mi pare, come... Qua potrei prendere un colpo giusto per fullarmi. Qua, quella della pistola siamo messi bene. Questo per adesso lo posiamo. Ci teniamo una pianta verde. Non si sa mai, troviamo la rossa, così ci facciamo una medicina. Allora, io qua volevo provare una cosa. Perché se alzo il montacarichi posso accedere a questa zona qua. Se lo abbasso, invece, posso accedere a quest'altra. C'è una cassa. Cos'è? Porta cartucce. Attenzione, quindi adesso ne ho tipo 4 veloce. Come una modifica per la velocità di ricarica, probabilmente. Ok, buono. Vedi che serviva abbassarlo in qualche modo. Mentre invece se lo alziamo ci apre questo passaggio. E di qui cosa c'è? Qua ci sono delle scatole dell'ombrella. Qua c'è un altro montacarichi. E penso dobbiamo alzarlo. Eh sì, ci apriamo quest'altro passaggio. È un po' un giro di passaggi. Oh, polvere da sparo di alta qualità. Qua c'è una scala che scende. Esplorarci tutta sta zona è piena di oggetti, capito? L'unica cosa che è quello zombie lì resiste. Oddio, ma in questo container c'è qualcosa, raga. È anche qualcosa di grosso. No. Vabbè, fino a non si apre quello dietro non è un problema. Io devo prendere il fusibile qui. Minchia, ma mi sono chiuso come un coglione, raga. Polvere da sparo di alta qualità. E allora, intanto possiamo fare dei colpi pompa, sicuramente. Tipo subito, così senza un minimo di rispetto. Perché qua la pistola, se li troviamo, li troviamo, se no sti cazzi. E abbiamo il secondo fusibile. Quindi qui abbiamo fatto tutto. L'unica cosa sicura è che questo coso si aprirà. Però possiamo salire sulla scala in base a quello che c'è. E infatti c'è un gamma. Che culo. Comunque non vorrei dire, raga, me lo sto giocando talmente bene che sembra che io so quello che incontro. Ma vi posso assicurare che io non so quello che è. Cioè quello che accade o quello che ho davanti. È tutto completamente a caso. Il problema è che voglio vedere cosa c'è qua dentro. Due colpi esplosivi, mentre uno incendiario. Vedete quanto fa sapere bene o male sta roba. Uno che si vuole giocare magari una run un pochino così. Ah, c'era solo una pianta verde. Vi dico la verità, non avrei rischiato tutto questo se avessi saputo che c'era solo una pianta verde. Non lo sapevamo e ci ha toccato fare così. La cosa buona è che abbiamo molti colpi. Li stiamo gestendo secondo me bene, perché comunque, porca puttana, abbiamo una marea di colpi, le risorse ce le abbiamo, abbiamo vite, abbiamo tutto. Per questo ce la stiamo giocando praticamente bene e quindi può sembrare che non stiamo avendo difficoltà. Però sono sicuro che se avessimo smirato o sparato zombie anche non necessari, magari non saremmo nella stessa situazione. Polvere da sparo. Oh cazzo. Ah, questo devo provarlo con il coso. Esatto, immaginavo. Qua tipo ho sbagliato, mi sono dimenticato del lanciagranate. Questi due colpi pompa potevo evitarli, perché sono sicuro che uno di questi qui ti muore a un colpo. E abbiamo un altro fusibile. Ok, ci sono tutti. Tre fusibili. Mentre quest'area rimane tutta rossa. Che due coglioni, mi triggera sta cosa. Perché non capisco se sto dimenticando, ma io penso di star prendendo tutto comunque. Ok, da qui ci siamo collegati alla save room. Adesso vediamo se ho qualcosa da depositare. Tipo questa polvere da sparo. Tipo entrambe le piante verdi. Mi tengo i fusibili, questi li poso. E abbiamo i tre fusibili. Salvataggino tattico, non si sa mai. Non guasta mai. E adesso da qui possiamo riaccedere qua e mettere i tre fusibili. Cosa succederà? Qua c'era questo zombie qua, ma è... lo sapevo. Minchia, l'ho one shottato. Devo mettere i tre fusibili qui. Ah, erano... Ah, quindi erano quattro in tutto. Ma comunque l'abbiamo riattivata, sti cazzi. Saliamo da Nicolai, vediamo quel figlio di puttana dov'è. Se n'è andato, ovviamente, perché sennò un colpo di pompa non ce lo avevano. Ma anche di lanciagranate. Cosa faceva qui? Si stava segando, cosa vuoi che faccia? E ora io cosa cazzo faccio? Oh, c'è una cassettina incredibile. Canna lunga per il mag. Ma io non ce l'ho questo mag. Ma l'ho lasciato indietro, non l'ho proprio trovato. Sapete che mi sa che l'ho lasciato indietro? Oh, per adesso...
la possiamo. Ma quindi ho attivato tutto questo qui, la video sorveglianza. Ah, posso accedere. Rapporto incompleto. Infiltrazione in RC, pochi secondi di disordine. Inizio della missione 19:30. 5 agenti dell'RPD hanno ingaggiato un gruppo di 20 individui. Gli agenti sono stati eliminati in 20 minuti. Ah, luogo del test condotto. Termine degli scontri, 7 sopravvissuti. Arma biologica sconosciuta inviata dal punto di l'arma biologica. Potrebbe essere anche il Nemesis, l'arma biologica. Entrato in contatto con due star, un uomo infetto e una donna. L'arma biologica all'inseguimento della donna. Sì, è quello che è successo all'inizio del gioco. La donna GV, Jill Valentine, è entrata in contatto con il plotone di M. In aspetto del comportamento, l'arma biologica corrisponde a quelli del progetto N. Verifica in corso. Guarda tu. Sono passate più di 17 ore da quando N è stata esposta al virus. La trasformazione si sta rivelando molto lenta a causa della sua probabile resistenza. Vaccino recuperato, somministrato a G. Guarda, sanno tutto. Dovrebbe tornare operativa tra 20 ore. Guarda tu. Ti prego, sparagli. Sì. Ah, è lui. Tyrell. Ce l'ho fatta. Vogliono negoziare. Annulleranno l'attacco se... E questo non ti piacerà. Se gli consegneremo il vaccino... prima del lancio. Quanto tempo abbiamo? Qualche ora, forse. Allora vediamo di darci una mossa. Di qua. Di qua un paio di cazzi, scusami. Forse il vaccino è più avanti. Proviamo, minchia, ma non la vedo bene. Già qua siamo nei laboratori Umbrella, raga. Guarda lì. Comunque molto probabilmente, raga, farò la storia di... Fermarmi? Perché? Vai, ti copro. Farò la storia con Claire di Resident Evil 2. E da qui non si entra. Devi aprire tu, buon uomo. Pellatino mio. E apri che ti sparo. No, piano. Tyrell! Di nuovo. Dai, vabbè, di nuovo lui, il Nemesis. Ora. Coraggio, dai, manca poco. Ma come cazzo è entrato? Come passo? No. Vai, vai. Porca puttana, raga. Dai, Jill! Oh, non penso che sfondi queste barriere. Comunque la Umbrella sa quel che crea e quindi mette delle precauzioni in casi come questo. Questa è una decontaminazione. Guarda quanto è fatto bene i dettagli, raga. Ok, siamo nel laboratorio. Mamma mia, sto gioco è fantastico, raga. C'è poco da fare. Non possiamo. Non è che ci vuole il braccialetto come sul 2. Ok, qua c'è una save room. Polvere da sparo di alta qualità. Una pianta verde. Oh, ma le piante rosse no. Come cazzo combino ste robe se non mi fanno trovare le piante rosse? Bene, abbiamo un rapporto. Regolamento impiegati del Nest. Attenzione, gli obiettivi di questo centro di ricerca sul virus T differiscono da quelli del Nest, il centro di ricerca principale. La nostra missione è combattere le armi biologiche di nuova generazione attraverso lo sviluppo di un vaccino per il virus T e di armamenti in grado di eliminare tali minacce. Questo lavoro può essere estremamente pericoloso, pertanto è categorico che tutti i dipendenti osservino scrupolosamente le regole sulla sicurezza. Si ricorda inoltre che l'ingresso al personale non autorizzato e la diffusione di informazioni al di fuori della struttura verranno puniti severamente. Ricordo sempre che far parte della più grande azienda di ricerca del mondo è un privilegio. Rispettate le regole e insieme potremo creare nuove rivoluzioni tecnologiche. Mappa del Nest associata. Quindi abbiamo pure la mappa. Bene, salvataggio della vita. Andiamo da questo lato. Quindi adesso abbiamo la mappa. Possiamo salire. Sappiamo cosa c'è dietro questa porta. Ci sono delle scale che scendono, ma non possiamo accedere. Qui è bloccato. Corridoio, questo si alza. Ma anche no. Ok, con un colpo ho ucciso sia lo zombie sia
Ho aperto la cassa, perfetto. Diario di Isaac Grave. La paga era buona e le condizioni ottime, ma più di tutto mi avevano promesso che avrei potuto contribuire allo sviluppo delle più avanzate tecnologie in campo medico. Per un insegnante di università di provincia come me era un'occasione che si presenta una sola volta nella vita. Ho deciso di non farmela scappare. Ho convinto la mia famiglia e ci siamo trasferiti qui a Raccoon City. Quindi comunque ti dicevano che era tutta una cosa a scopo medico. Che dire, col senno di poi forse sarei rimasto nella provincia. Qui dentro conducono crudeli e barbarici esperimenti volti al solo scopo di uccidere gli esseri umani nel modo più atroce possibile. È un inferno e il mondo deve sapere quello che succede qui. Molti sono stati i momenti in cui ho pensato di raccontare tutto alla stampa, ma poi penso a Penny e alla piccola Casey. Certo, ovviamente erano minacciati e non credo che sia una buona idea. La Umbrella controlla questa città. Un dipendente è stato sorpreso mentre tentava di trafugare alcuni segreti industriali. Si sono sbarazzati di lui dando l'impasto a un beta. Ci hanno costretto ad assistere a tutta la scena. Sono stato io ad aver trascinato mia moglie e mia figlia in questa città. Per ora devo solo pensare a fare il mio lavoro, a fare ciò che mi dicono, per il loro bene. Che questo sia il mio testamento per dire al mondo che ho ancora una coscienza, che mi sia da lezione. Cioè, raga, pensate, quei poveri operai che magari vanno qui per la paga. Oddio! Eh sì, però ho schivato dal lato sbagliato, di istinto, una volta che mi riesce. Vabbè, questo possiamo evitarlo. Ci teniamo un colpo per un altro zombie. Qua possiamo accedere. Qua lui c'ha qualcosa, ti alzi? No, sei un... Oh. Sento tipo le bamboline. Forse qua dentro. Magari lo sento attraverso la porta. Ma qua dove cazzo siamo? Non ha un nome quest'area. Ma di qui si può andare? Ah, guarda dov'è. Ok, faccio un macchinario per utilizzare il vaccino. Inserire il siero nell'alloggiamento. Ci vuole il siero per fare il vaccino. Devo farmelo io. Ok, vediamo di trovare il modo. Ecco, estratto sulla sintetizzazione. Allora, la sintetizzazione di un vaccino nella maniera più efficiente possibile richiede due elementi principali: un antigene e un adiuvante. Porco. L'antigene produce un'immunoreazione all'interno del corpo. L'adiuvante ne applica invece l'effetto con estrema rapidità. Ok, quindi ci vuole un adiuvante e un'altra roba che già ho dimenticato che cazzo era. Tanta e potente la mia memoria. Polvere da sparo di alta qualità. C'è ancora qualcosa. Colpi per la pistola. Ora il problema è che noi dobbiamo tornare indietro. Ah, qua c'è un macchinario. Codice di sblocco generato con successo. E questa cos'è? Chiavetta di sblocco rimossa. Ah, perfetto. Chiavetta USB dell'Umbrella. Penso ci aprirà i passaggi. La chiavetta di emergenza del Nest consente di bypassare tutti i protocolli. Perfetto, quindi con questa chiavetta possiamo accedere alle altre aree bloccate. Qua c'era lo zombie, speriamo che non rompa il cazzo. Che era questa qui. Andiamo, mettiamo la chiavetta. Perfetto, ma quindi dobbiamo... forse possiamo rimuoverla, non lo so. Oddio. Mamma mia, mi sono cagato. Minchia, lì c'è un mutante. No, non va bene, aspetta. Questo ce lo togliamo dal cazzo. Ci sono tre mutanti. Il problema è che questi qui sono molto resistenti. Voglio provare così. Come vedete sopravvivono. Il che... Madonna. Che puttana, raga. Non ho cure. Non bene. Porca puttana l'ansia. Aspetta. Lì c'era una pianta verde. Perché non mi porto medicine e polvere da sparo? Non ti alzare, ti scasso tutto. Devo un attimo controllare da quest'altro lato. Non ti alzare, ti prego. Vabbè, non sembra... C'è una nota. Un'ultima lettera di uno scienziato. Alla fine è successo quello che tutti noi temevamo. Il virus T è riuscito a diffondersi seguendo gli ordini del dottor Baird. Guarda lì. Sto per avviare la produzione del vaccino. Ho preparato una coltura dell'antigene del virus. Ora tutto ciò di cui ho bisogno è combinarlo con un adiuvante. La risposta immunitaria è il frutto della quantità. I campioni di adiuvante sono conservati nel laboratorio con le incubatrici. Bene. Sappiamo dove andare. Qua c'era ancora qualcosa, magari da questo lato. Sì, c'è una cassettina. Ti prego, dammi una medicina. Merda. Munizioni acide. Ho la sensazione che le munizioni acide sono quelle lì che servono per loro. Perché se me le fanno trovare qualcosa significa. Magari sono queste le più efficaci contro i mutanti, perché resistono a un mare di colpi. Energia insufficiente. Attivare le fonti energetiche ausiliarie. Vai a cagare. Levati dal cazzo. Ok. Cosa c'è qui? Sì, sì, sì,
Sì. Perfetto, ci siamo ripresi. Questo in teoria posso spingerlo. Penso che attivi l'energia in questo modo. Qua c'è uno zombie, ce lo siamo tolto dai coglioni. Qui possiamo accedere a quest'altra zona. E tutto questo è molto bello. Guarda qua. Sarà questo il beta? Guarda! Come creavano i... Questi sono mio Dio. I Tyrant, e il virus T. Il Tyrant, raga, era quello di Resident Evil 2. Esplosivo B. È qui che li producono. Guarda qua. Mamma mia, raga. Mamma mia l'ombrella. Quanto schifo. E adesso qua dove ci colleghiamo? Ma siamo dall'altro lato. Noi eravamo lì. Poi abbiamo preso la chiavetta. C'è l'ombrella, raga. Comunque, dai, senza scrupoli, eh. Mamma mia, raga. C'è... Oddio. Sì, però... Che madonna. Funziona? Non va un cazzo. Funzioni acide sono una minchiata. Forse no, quello c'è morto. Oh, devi... Orca puttana, funziona. E vado di lanciagranate con questi, raga. Che se sono resistenti. Ti prego, dimmi che qua trovo qualcosa. Esplosivo B. Di nuovo un B. Aspetta, B e B sono esplosive. Potrebbe farmi comodo, ma per adesso in base... Non so quello che devo fare, quindi resto fermo. Guarda qua, ci sono varie schifosità. Sei uno schifoso! Allora, se abbiamo una nota. Lettera di preoccupazione. Attenzione. Mio stimato collega Dottor Frank. La prego di accettare le mie più sentite congratulazioni a lei, a tutti i suoi colleghi, la sua famiglia, sua nonna e il cane. Umbrella Europe per il suo completamento del Nemesis, un eccezionale conseguimento nel campo della ricerca di armi biologiche. Quindi il Dottor Frank... ha creato il Nemesis. L'idea di introdurre un organismo parassita nel cervello di un Tyrant con lo scopo di controllarlo dall'esterno è stata a dir poco strabiliante. Cioè, avete capito? I medici, per quanto riguarda i parassiti, invece i medici hanno provato inutilmente a sviluppare un vaccino per la malaria. I parassiti come il Plasmodius sono geneticamente molto più complessi del virus T ed è folle pensare di poterli controllare. Quindi il suo nome è Nemesis. Cioè, avete capito? Dai coglioni, signorina! Questi lavoravano tutti dell'ombrella. È un piacere uccidere questi zombie. Esplosivo A. Provetta per il siero. Sì. Aspetta, cos'è? Campione di adiuvante. Sì, si è composto da un antigene. Combinato con l'antigene aumenta la risposta del sistema immunitario. Perfetto, dobbiamo trovare l'antigene. Che ha un'ora che chiamo antigene, invece è antigene. C'è ancora qualcosa in questo laboratorio. Aspetta, è tipo qui. Ah. Polvere da sparo. Minchia, ma manco l'ho vista proprio. Allora, mi serve immediatamente trovare delle medicine. Cioè, comunque le medicine ce le abbiamo. Sarebbe bello trovare un paio di piante rosse. Perché onestamente... Allora, adesso in quella zona lì dove passeremo adesso ci sono un casino di mutanti. Io non so se provarli a sparare, perché sembrano molto più forti dello zombie normale. Non ti muoiono un colpo di pompa, ma sia un colpo... Oh cazzo! Fermo! Due colpi di lanciagranate. Qua penso di aver fatto la cosa migliore. Come ce li facevamo questi senza lanciagranate? Mamma mia, raga. No, io a sto punto combino. No, ho fatto le regole di fuoco. Devo fare quelle esplosive. Era B più B o A più A, non mi ricordo ormai. Qua c'è la pianta verde. Ok, in caso mi fa comodo. Colpi pompa. No, non muoiono. Non si fanno un cazzo. Porca puttana, oh. Cosa ci vuole? L'incendiario? Ma non è possibile che non muoiono. Non è possibile. Raga, io ho sparato... Porca puttana, un mare di colpi. No, devono morirci, ho finito tutti i colpi. Ma che è impossibile. Tanto c'è ancora qualcosa. Avviso della spedizione. Contenuto del carico Nemesis. Vabbè, qua quando hanno spedito il Nemesis. Ma più o meno abbiamo capito. Potevamo accedere qua di sopra, ma... Raga, sono ancora tutti vivi. Quelli vanno evitati. Mi sa che ho sprecato solo dei colpi, basta. Ok, siamo sul laboratorio. Ci sono due note.
Richiesta autorizzazione armamenti. Dottore, con la presente chiedo degli armamenti riservati al team della creazione delle armi biologiche vengano messi a disposizione di ogni capacità. Alcuni soggetti hanno sviluppato mutazioni che saranno queste. Il nome Palehead. Capacità rigenerative. Vedi, questi ultimi hanno iniziato a manifestarsi con regolarità, ma le cause sono ancora sconosciute. Pertanto chiedo che vengano detto con le armi ad alto potenziale, in grado di far fronte a questa nuova minaccia. Quindi ci vogliono armi tipo così potenti? Oh, e questo qui è l'altra cosa che ci serve? Cos'è? L'antigene? Campione di coltura. Perfetto. E abbiamo la base per il vaccino. Ne avrò bisogno per creare il vaccino. Si levi dai coglioni, signorina. C'è ancora qualcosa. Non so cosa. Polvere da sparo. Colpi per la pistola. Vabbè. Anche se la pistola non serve più a un cazzo ormai. Questo episodio sarà un po' più lungo, raga, ma dobbiamo salvare. No, no. Lo evitiamo. Ci vuole semplicemente un calibro forte per questi. E dobbiamo andare di qui. Sì, devo salire d'alto, lì c'è altra roba. Ma buongiorno. Sì, lei sta scendendo le scale man mano, eh. Figlio di puttana. Sta vivo? Porca madonna, mamma, si sono immortali. Ok, era qui che creo il vaccino. Creiamo il vaccino, dai. Mettiamolo qui. Perfetto. Così? No, sono bassi. Mid. Devo, penso, alzarli entrambi. Devo regolarli tutti sul verde, in teoria. A caso, raga. Premevo a caso. Sintetizzazione in corso. Sì. Sintetizzazione completata. Rimuovere ora il contenitore. Abbiamo il vaccino. Non me lo dire. Piano con quel coltello, Jill. Ormai non è una scelta saggia mirare proprio dove tu hai la gola. Magari io avrei accoltellato da dove pende, sopra di me. E siamo in tutto questo senza medicina. Ma dove cazzo è una save room quando serve, tipo? Possiamo passare da qui, dal condotto. Quadratura culo. Anche qui. Questo episodio è un po' più lungo, raga, ma... dovevamo. Vabbè, dai, che due coglioni. Ma buon tonno, Nemesis, di sto gran cazzo. Ti ho già ucciso 30 volte. Non ho paura di te. Dai, Jill, cazzo. Ah, devo tenere premuto, che ci stavo sbagliando malissimo. Dai che lei mi sta tenendo, lui o lei, che cazzo è, quel bestione di merda. Dobbiamo cercare di essere più forti di lui, forza Jill, hai rotto i coglioni. Ok. Stanno succedendo cose, ma in qualche modo siamo scappati dal Nemesis e ci siamo messi in salvo. Oh, sì. Una save. Polvere da sparo, spray, polvere da sparo, spray, polvere da sparo, spray. Colpi esplosivi, colpi di tutto, tutti i colpi della vita. Combiniamo questa con questa, combiniamo questi con questi. Ci sistemiamo. Io nel frattempo, ragazzuole, io vi saluto. Nel frattempo io mi sistemo e mi organizzo per il prossimo episodio. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, dove proveremo a fare delle robe all'interno del Nest. Ciao, bene mie, alla prossima.